Indubbiamente è una città che mi ha dato tanto, se ho girato il mondo, perché sono partito da qui, la mia napoletanità è ben conosciuta veramente in gran parte del mondo. Tutto quello che ho costruito è proprio perché sono nato a Napoli. E ho avuto la forza di reagire e di portare la mia voglia di fare musica in tutto il mondo, raggiungendo anche degli obiettivi molto importanti, vendere tanti dischi, portare la canzone napoletana, la canzone italiana, ma far vedere anche che Napoli non è solo Gomorra, non è solo insomma, le cose brutte che si leggono sui giornali, ma ci sta anche, sappiamo tutti che questa è una città straordinaria, è sempre stata divisa tra il bene e il male, non a caso abbiamo una città straordinaria che vive sotto un vulcano più pericoloso del mondo, quindi è sempre divisa un po' tra il bene e il male. Con questo concerto spero di portare il male dalla parte del bene e far capire che la nostra non è la terra dei fuochi, che i prodotti campani sono forse i prodotti più buoni che abbiamo in Italia, che quando sparano sulla terra dei fuochi, mi riferisco alle altre città, alle altre regioni, non è che fanno un danno solo a noi, fanno un danno al paese. Facciamo non soltanto una festa, cerchiamo di fare la rinascita della città, della regione, dei napoletani. Sarà trasmesso in diretta nazionale a partire dalle 21 su Canale 5 e su RTL il concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito, una festa che continuerà poi fino alle 6 del mattino sul lungomare, che si trasformerà nuovamente nella discoteca all'aperto più grande d'Italia con 4 differenti postazioni ed installazioni di videomapping sul Castel dell'Ovo, oltre a consueti fuochi d'artificio. E per tutta la notte saranno garantiti in città i trasporti pubblici. Saranno aperti per l'intera notte i parcheggi di Colli Aminei, Frullone, Chiaiano, Brine e Spalti di Maschiangiolino. La linea 1 della metropolitana rimarrà aperta per l'intera notte con servizio non stop fino alle 13 del 1 gennaio. Dei funicolari di Centrale e Chiaia rimarranno anch'essi aperte per l'intera notte. I servizi autobus, come voi sapete, ma da sempre alle 20 smetteranno, anche perché col servizio autobus diventa inefficace. Durante la serata anche una raccolta fondi per la ridefinizione strutturale del pronto soccorso del polo pediatrico Santo Bono Pausillipon e la possibilità di inviare messaggi Twitter tramite l'hashtag ufficiale ed in città per gli alberghi e non solo ed ormai certo il tutto esaurito. Non sarà soltanto una festa e poi dopo arrivederci a grazie. Spero di lasciare un segno positivo come stiamo cercando di fare per raccogliere i fondi per l'ospedale il Santo Bono Pausillipon di Napoli. Rilanciare i nostri prodotti della nostra terra, è come se partissimo da zero, proprio dal primo giorno del 2015, dal 31 dicembre, dalla mezzanotte un minuto, dobbiamo cercare tutti di essere ancora più uniti e rilanciare la nostra città nel mondo. Comando, state attenti ai fuochi d'artificio, non comprate soprattutto questi qui fatti artigianali, nel senso che vi fate male, perché io vorrei che il 31 fosse una bella festa per tutti i napoletani. Non ci deve essere, il giorno dopo si deve parlare solo bene e di allegria di quello che è successo a Napoli, dal concerto a tutte le iniziative che il comune farà dopo, soprattutto i bambini, mi raccomando, non toccate i bottini esplosi, state attenti, lasciate perdere queste cose che fanno un rumore esagerato, perché il rumore facciamolo col cuore e non con i bottini. Evitiamo stupidità, atti folli e criminali in alcuni casi, per poi contare feriti e danni. Se uno proprio ha qualche cosa di soldi da spendere, comprasse cose intelligenti, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, oppure lo desse ai più bisognosi, che anche l'ultimo dell'anno soffrono. E voglio ricordare che in queste giornate di freddo stiamo facendo un lavoro straordinario con tutta l'amministrazione per stare vicino ai più deboli, dalle stazioni della metropolitana aperte, a coperte aggiuntive, a cibo che stiamo dando, quindi non è solo la Napoli della festa, ma anche la Napoli della solidarietà. Milioni e milioni di persone che vedranno la piazza di Napoli piena di gente, vedranno fuochi di artificio che dovrebbero essere bellissimi quest'anno, la più grande discoteca all'aperto che è Lungomare Liberato, poi concerti anche il primo in tutta Napoli, da Scampia al Teatro Mediterraneo, dall'Auditorium di Scampia. Insomma, sono tutte le premesse per cominciare l'anno nel migliore dei modi e sicuramente all'insegno della cultura,
della musica, dei giovani e della vitalità della nostra città. Quindi siamo pronti per finire e per cominciare.